Prignoli si affida a Romagnoli. C'è disturbo di Rivas, ancora da Prignoli. Deris accena al pressing, cerca i centimetri di Mancuso, trova ancora Romagnoli, va da Prignoli. Pallone difficile per Stulaz, sulla pressione della regina se la cava bene. Vento in dribbling con il controllo, palla totale da parte di Nicolau, pericolosissimo al limite dell'area. Adesso Prignoli. Prignoli cerca Bairami in un mismatch però di testa con Rossi. Bordo campo Empoli. Su quello sprint, come si è detto prima, di Bellomo si è arrabbiato molto Dionisi, perché aveva chiamato la marcatura di Terzic fuori dall'area di rigore. È stata una ripartenza da calcio d'angolo. A te. Qui Nicolau di fisico va da Prignoli, molto bravo a restituire il pallone. Fiamozzi. A questa parte c'è il cambio fronte da Di Chiara, ma trova Fiamozzi attento. Mozzi, aggredito da Krizetic. Prignoli costretto ad avventurarsi fuori dall'area di rigore. Condivisibile la scelta dell'arbitro di Teramo. Rilancio lungo di Prignoli. Bairami fischia subito. Preso in controtempo Bairami. Allora è andato Rossi, Di Chiara col sinistro molto profondo. Prignoli è costretto ad uscire, c'è una corner di Leo Mancuso. Prignoli che cerca Bairami, costretto ad uscire, guarda dall'altra parte. Aveva sorpreso sullo scatto della settimana, stasera invece alle 20.45 sempre su DAZN, esclusiva Parma-Fiorentina, sfida per allontanare Di Chiara. Alza la testa, eccolo il cross, Prignoli c'è. Si è girato anche sul campo del Pordenone negli ultimi 31 a Fiamozzi. Oli. Tocca ancora Damiani per Bandinelli. Basta, è finita.